Dal 19 aprile scorso, tre donne, di cui una ufficiale, nel personale sanitario militare dell'Arma dei Carabinieri nel drive-thru dell'Incoronata. Innanzitutto, qual è stato l'apporto, l'importanza della figura femminile per l'approccio con le persone in un momento che resta delicato? Allora, sì, è stata una particolarità, la nostra squadra è probabilmente la prima composta da tutti i militari donna e diciamo che a mio avviso questo è stato un valore aggiunto che ci ha permesso di approcciarci oltre che ovviamente con la professionalità che fa parte appunto di tutti i colleghi che hanno partecipato al drive, uomini e donne. E essere tutte donne probabilmente, come dicevo, è stato un valore aggiunto in termini di empatia, di sensibilità nei confronti delle persone, di donne, bambini, comunque alcuni dei quali spaventati o resti a un tipo di esame che comunque ci rendiamo conto è abbastanza invasivo. Quindi questo ha dato un valore aggiunto, a mio avviso, in assoluto. Beh, certo, siamo alla vigilia della festa del 1º maggio, c'è sicuramente un sacrificio perché si lascia da parte la famiglia, i figli, tante cose per stare in prima linea anche in questo momento. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che non è facile assolutamente stare lontana da casa, poi per molti di noi lasciano a casa bambini anche molto piccoli come nel mio caso, io ho un bimbo di 2 anni in Sardegna, però sono convinta che ne valga assolutamente la pena, perché innanzitutto questa è un'esperienza veramente importante, poter rappresentare l'arma in questa circostanza, e poter aiutare appunto le persone a dare il proprio contributo, sono sicura che ne valga assolutamente la pena. Quando mio figlio poi sarà più grande e consapevole, sono sicuro che anche lui sarà fiero di quanto ha fatto, diciamo, la sua madre. Certo, dal 19 aprile ad oggi avete già incontrato 629 persone, tanti sono i tamponi svolti, c'è già un aneddoto, un ricordo particolare che portate con voi insomma, di Sulmona, del contesto. Allora sì, forse i casi che più ci hanno fatto riflettere sono quelli dei bambini, perché ad esempio proprio ieri c'è stata una bimba di neanche 3 anni che assolutamente non voleva fare l'esame. E quindi diciamo che tornando appunto al discorso precedente, l'essere donna, nel mio caso essere mamma, quindi conoscere tutti diciamo, i punti deboli dei bambini ci ha permesso di riuscire in questa procedura comunque, quindi sì, forse è questo, bambini che con i loro giochini diciamo ci rendono il lavoro un po' più difficile, ma in ogni caso è andata bene, è andata bene.